Vittorio Brumotti ci va a raccontare San Luca, un comune in provincia di Reggio Calabria. Questo paese viene soprannominato come la mamma degli 'ndranghetisti perché proprio da San Luca arrivano, o meglio, provengono numerose famiglie tra le più importanti della mafia calabrese. Gli anni di guerra tra la famiglia, per esempio, Strangio e Nirta, la cosca dei Perle Vottari, che hanno segnato in maniera piuttosto palese la vita cittadina, un degrado che è cresciuto, ormai è nato già da quando la 'ndrangheta, da quando i gruppi criminali in Sud Italia sono cresciuti, si sono man mano evoluti, si sono sparsi in maniera completa, quindi totale. Ma ciò che spaventa, ciò che colpisce è l'omertà, o meglio il grado, o meglio il velo di diffidenza. La gente che cerca di nascondersi, evita scrupolosamente le telecamere, spia tutto ciò che il buon Vittorio fa in uno scenario davvero apocalittico, secondo me. Gli unici a parlare sono i bambini, facce tristi, facce emaciate, sciupate, non incapaci di far fronte a quella situazione di cacca a cui si va a finire. Ci sta anche un servizio che ricordo che fece proprio Matteo Viviano tempo fa riguardante le sostanze stupefacenti, in particolare la cocaina. Bene, grazie al grande, mitico, straordinario Vittorio Brumotti. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, ci troviamo una